Questo programma è presentato da Io ho voluto partire con una canzoncina così di un grande, mio grande, di Ivano Fossati. Non mi voglio dilungare con tante cose. Vorrei già presentare il primo ospite che abbiamo qui stasera. Sono ragazzi, permetto che sono ragazzi che non sono venuti anche da fuori regione, ragazzi che si impegnano nella musica, ragazzi che ai tempi d'oggi, ai tempi moderni, non è facile far musica perché viene sfornato di tutto e di più. La musica di qualità, la musica da apprezzare, avviene appunto adesso dalla nuova generazione, dai nuovi ragazzi che ci propongono appunto questi pezzi. Io direi di ascoltarla con attenzione. E poi la musica è musica, non deve piacere a tutti, non deve piacere a nessuno. La musica gira nell'etere per sempre, sicché va apprezzata comunque. Vorrei presentarvi adesso il primo ospite che abbiamo qui, Davide Baldisseni, detto Baldi. Eccolo qua. Un applauso. Ma te, vedi qualcuno qua? Non vedi nessuno. Non ho sentito
Di nuovo, ora, oh, benissimo. E allora, qua abbiamo il nostro Davide, sei emozionato? Ci propone un brano che è inerente alla dedica e alla passione totale per la musica. Ecco, sicché non voglio farti emozionare di più di prima, ti lascio la postazione e buona fortuna. Davide Baldesselli. Ah, il pezzo te lo presento, vuoi dirlo te? Signori, si intitola Così bella. Davide. E adesso io ti chiedo scusa se questa festa non mi sto divertendo, immerso in mille paranoie per essere sempre una seconda scelta, e vado in basso senza vedere mai la luce, sognando la mia strada senza pregiudizi. Sei così bella e lo sai, ma io non sono all'altezza di te. Ogni giorno mi dico coraggio, vai avanti. Vado in basso senza vedere mai la luce, sognando la mia strada senza pregiudizi. Sei così bella e lo sai, essere Peter Pan che prende Wendy e vola via lontano, soprattutto e sopra le nuvole, per vedere nascere il sole. Mi sento sempre un eterno secondo e ogni sera non capisco i miei errori. Vorrei prenderti le mani e confessarti i miei segreti. Ma ho paura di buttarmi, ma sento che questa sarà la mia serata. Grazie a tutti. Ma io direi di aumentarlo ancora un pochino questo applauso, perché è talmente dolce sto ragazzo che vieni qua che ti ciuccio un po'. Complimenti, bravo, bravo, bravo. Una cosa dolce, bella, che piace veramente. Ok, adesso passiamo a un altro ragazzo, un altro ospite che è venuto qui, Daniele Parati. Ho visto che appunto vieni da Arezzo, sei un cantautore, è il titolo della canzone, che poi ci spieghi, no, come funziona sto pezzo qua, no? Come funziona, in che senso? No, cosa vuoi dire, cosa vuoi farci, cosa vuoi farci ascoltare, nel senso che segnale vuoi dare, no? La vita della mia canzone è sempre quella, ti dico qualcosa e voglio farti sapere qualcosa, giustamente, no? Certo. Ecco, sì, che poi vorremmo capire. Sì, che one more chance. Chance. Okay. Benissimo, dai, ti lascio. Daniele Parati, a voi.
said no more threats when my son was born. The leader just one more chance. Eccoci qua, benissimo, dai. Allora volevo richiederti quella domanda che ti avevo fatto prima, no? Cosa ti ha ispirato questo pezzo, questa canzone? No? Che... Questo pezzo è stato ispirato perché quando avevo 16 anni con il gruppo scout di cui facevo parte all'epoca abbiamo avuto modo di entrare nel carcere di Arezzo, che è la mia città natale, e ascoltare i detenuti che raccontavano le proprie storie. Eravamo seduti in cerchio nella cappella del carcere e chi se la sentiva di loro prendeva parola e diceva qualunque cosa si sentisse di dire. No, devo dire, è stato interessante, esperienze che vanno fatte al di fuori, insomma, di uno che i suoi colpi le deve pagare, no? Sbagli o non sbagli, ovviamente, no? Se non altro di redimersi dall'errore che esatto. Fa nella vita, no? Infatti io sono uscito da lì sentendomi assolutamente non in grado di giudicare nessuno a livello personale, e quindi dopo, quando sono tornato a casa, volevo in qualche modo cristallizzare. Benissimo, io ti farei un applauso perché sono esperienze che vanno fatte. Bravo, complimenti. Benissimo. Chiamare qua una band che arriva da una bellissima cittadina che è a noi vicina, ho fatto anche rima, canto rap, parlo rap, e il gruppo arriva da Cittadella, venite ragazzi, i Wear, la band Wear. E allora sono già qua in postazione. Vorremmo anche sapere chi è la leader, lei, ragazza. Ciao, ha due occhi che se spegniamo i fari vi illuminano e vi accecano. È vero. Il tuo nome? Alice. Bene. Allora, lascio a voi il palcoscenico e buona fortuna, buona musica, eh. I Wear, Cittadella vengono, bellissimo paese. Love makes you blind.
grazie. Un applauso. Grazie. Allora, voglio appunto che la band che sta chiamando Alessandro... Chiamiamo qui con noi i VR di Cittadella, che ci hanno regalato davvero un grande momento indimenticabile anche loro questa sera, scusate le spalle. Allora, i VR di Cittadella sono Alice Cimolin, Simone Giulian e Marco Rotto. Simone Giulian. Io mi metto in mezzo alle tavole, ma sono in buona compagnia di Alice Cimolin. Dunque, Alice, che cosa ci puoi dire della canzone che ci avete presentato poc'anzi? Beh, allora, era bello dire il significato, perché comunque è in inglese, quindi sembra sia doveroso dirvi, insomma, di cosa stavamo parlando. E il nostro messaggio era veramente positivo. Nella prima canzone, e l'abbiamo scritta, diciamo, abbiamo iniziato prima del lockdown e poi abbiamo dovuto separarci perché non era impossibile trovarci. E poi quando hanno riaperto tutto abbiamo iniziato e in pochissimo tempo l'abbiamo praticamente finita e è disponibile su tutte le piattaforme in tutto il mondo e stiamo riscuotendo tante soddisfazioni. Niente, il messaggio è proprio quello di liberarsi, no? di ogni cosa, di farsi belli per noi stessi e di ballare, lasciarci andare e essere felici. E questi sono gli amici, diciamo, no? Che ci danno una mano a andare avanti nonostante tutto. Grazie mille. Un applauso, bellissimo. Un applauso davvero ai VR. Io coglierei l'occasione, scusa Marino, per chiamare qui sul palco un grande amico, oltre che un grande assessore alla cultura del comune di Malo, Roberto Sette. Vieni Roberto con noi, grazie. Roberto, c'ho un piccolino qua assessore che mi sta guardando, che niente, gli lascio parlare perché tanto devi dirci qualcosa. Io vi ringrazio solo di essere qui, ringrazio tutti voi, ringrazio gli artisti, ringrazio il direttore artistico Alessandro Carraro, che ha organizzato questa serata. Un applauso. Tra i vari eventi dell'Estate in Villa di quest'anno, che come vedete è molto particolare rispetto agli anni precedenti, perché sapete col Covid abbiamo dovuto modificare un po' tutto, però ci siamo anche quest'anno, e anche quest'anno oltre al teatro abbiamo anche la musica, la grande musica e la musica emergente. Ci piace a Malo, abbiamo sempre fatto negli anni dato spazio appunto ad autori, artisti emergenti, proprio per far vedere che la cultura è vasta, è ampia e ha mille sfaccettature, tra le quali quella dei giovani, che devono avere un loro spazio. Quindi questo è il loro palco, la loro serata, quindi auguro a tutti un buon proseguimento, buon ascolto della musica e agli organizzatori complimenti. Grazie mille, direi che ha detto appunto... Sì, un attimo Roberto, non abbandonarci subito, doveva esserci anche il nostro caro sindaco Paolo Alain, gli facciamo un omaggio floreale da parte del comitato organizzatore, a te l'onore di consegnarglielo. Grazie. Un applauso di nuovo, è sempre vita buona a quei ragazzi che si devono fare anche più giovani per il paese, appunto, no? Da tenere su, da vivere, no? Scusami Marino, volevo ringraziare anche una colonna portante dell'amministrazione comunale di Malo, che è abituata sempre a lavorare dietro le quinte dell'ufficio cultura. Avrei l'onore di avere qui con noi, la voglio qui con noi, con un grande applauso l'accogliamo Laura Maria Lunardon dell'ufficio cultura. Vieni con noi Laura, anche un omaggio floreale per te. Laura. Un applauso, sta salendo, Un ringraziamento dunque doveroso a Laura in nome di tutto l'ufficio della cultura di Malo. Grazie Laura per quelle cose importanti che fai da dietro le quinte. Grazie Laura. Giustamente ci aggiungo anche qualcosa, è dovuto, no? È proprio vero, ha detto Alessandro, che quelli che lavorano dietro le quinte sono sempre un po' nascosti, non sono messi sotto i riflettori, quelle cose lì, però svolgono un lavoro importantissimo.
e pochi vanno a fare i complimenti perché dicono vabbè tanto chi è stato, chi non è stato. Invece è molto importante, appunto, il pilastro di certe cose, di certe attività, di certi eventi vengono gestiti da dietro le quinte in ombra, anziché se non ci sono loro non ci siamo neanche noi qui. Ho l'occasione anche di ringraziare Monica e tutto lo staff dell'Ufficio Cultura. Un grande applauso va a loro anche per questa bellissima serata in nostra e in vostra compagnia. Io direi, ma c'è uno che deve venire a cantare. Abbiamo parlato prima che ci sia uno di quelli a posto e di quelli non a posto. Questo qua secondo me non fa parte di nessuna delle due. Sicché io direi che sta per entrare Omar. Se parte la base. È partita, dove è andata? No, no, dai, scherziamo. Ascoltate qua. Omar! Pampers! 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 Bambini! Pampers! Nasci poco dopo, non è più il pannolino. 30 anni dopo ancora a casa a cercare asilo. Come un rifugiato che non paga mai l'affitto. Non conosci spese ma le tue ti hanno descritto. Hai la nonna bianco che ti porge un bisognino. Sei tipo la minetti, bella statua di presidio. In più non sei pagato ma vivresti di sussidio. È tutto intorno a te ma senza dolore, senza figlio. Prendi e poi lasci. Vendi e poi t'accasci. Non hai passioni né un lavoro che ti metta a posto. Ma sei la cavia perfetta per chi non scopre. Gatteggi da marine come chi ne sa di più. Tipo Valeria Marini quando appare in TV. Stai facendo la buffa ma sei in Italia bello. Dovresti andare dalla Barbara al Grande Fratello. In alternativa c'è l'isola dei famosi. Dove ti ricicli basta che ti stia per bene. Ma comprendo bene che lì mica ti riposi. Non puoi faticare come fanno le tue bei Pompers. 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 Bambini. Pompers. 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 Bambini. Pompers. Sei un belloccio un po' grosso, senza un pelo di troppo. Addominale scolpito da sembrare una roccia. Appena sveglio pensando, sai che ora mi compro. È un italiano da tanti, alla Simone Cocci. Vorrei tenerti occupato, ma anch'io mi scoccio. A responsabilizzarti, che cosa posso darti? Da fare niente, so che sei pure di coccio. Sei la specie involuta, secondo Darwin. Ma tranquillo, non è solo colpa tua. Fortunatamente hai la compagnia. Finché in Italia vince la demagogia. Bertoli, il vento spruzza ancora l'acqua sulla prua. Carte su carte all'agenzia delle entrate. Hai la finanza in ufficio se dai due date errate. Commetti un'evasione ma non fai soldi a palate. Ma sei imbalato quando tieni le tasse bucate. Il disagio è massiccio, occhio che siamo figli. I genitori assenti alla presenza dei figli. E per di più c'è pure chi di noi si burla. L'umanità è bella racchiusa in una culla. Pompers. 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 Bambini. Pompers. 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 Bambini. Pompers. Benissimo, benissimo, sto Pompers. 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 Adesso sta arrivando un personaggio che io definisco, ma non so, vorrei chiedere magari a qualcuno, uno che porta un costume tutto interno, si chiama un pezzo, qualcuno mi sa dire, un pezzo, tu che sei stilista, un pezzo unico, eccolo qua, un applauso signori, unico, eccolo qui, benissimo. Lascio a te, ti lascio presentare le canzoni perché sono uniche. Certo, certo. Questo brano che vi canto adesso è totalmente diverso dal personaggio che state vedendo adesso.
perché diciamo che il mio sogno è sempre stato, quasi non dico insegnare perché non ho niente da insegnare a nessuno, però il cuore vede e sente, quindi a volte chiudere gli occhi oppure ascoltare un pezzo e sentirlo non fa quello che uno vede con gli occhi. Quindi buon ascolto con questo pezzo che si chiama 1703. Benissimo, unico, buon ascolto. Mi domando ogni tanto se la conoscenza dell'amore o dell'odio hanno un punto di partenza, se lassù c'è un Dio ed è in competizione con il male nel mondo e tutto questo dolore. Secoli passati, quanti ancora passeranno? Non ho ancora visto un uomo che non abbia fatto un danno. E maledetta quella volta che mi hanno dato vita, ed ora guardo quel futuro che amarezza infinita. Quei figli di un errore, un peccato senza fine, dove il sesso è vincitore, se il corpo poi ci gode. Non c'è santo in questo mondo, sono il primo e te lo dico, ma se sbaglio lo ripeto, a cosa ti è servito? 1703, sono vivo come te, con mille più domande, sovrastato dai perché, con difetti e insicurezze che non fanno poi dormire. Troppo breve questa vita e quante cose da capire. 1703, tu ti senti come me, se si potesse vendere la rabbia che nel corpo tu saresti milionario, avendo tutto nella vita, ma rimane il danno fatto di quella verità che hai nel cuore. Siamo liberi, aperti, basta solo sentire la sofferenza, è facile poi capire. Ma scrivo con attenzione e con educazione questo mio testamento di poche parole, sperando aiutare, sia una motivazione per guardare più avanti a un domani migliore. Ma non basta un minuto o secondi di canzone per descrivere ferite o parlare d'emozioni, soggettivo è dolore e l'amore che uno sente, fortunato chi sbaglia e con la mano poi si pente. Ma non chiedo un mondo nuovo, chiedo solo un po' d'ascolto, ma anche questo pure un dono, e non è da tutti sentire, capire per amare e smettere di odiare. Ed eccomi, sono qua, ci sono io nella tua realtà. Chiudi gli occhi e speri di sognare ogni tanto, ti capisco anch'io, il mio cuore affranto. Potessi azzerare la mia vita in un istante, lo farei ponendo fine a questo male mio costante. Ma sorrido io e voglio che sorrida tu per me, cogliendo l'attimo felice che tu hai di esistere. Vivi con me, fallo per me, e poi conta con me. 1703, tu ti senti come me, se si potesse vendere la rabbia che nel corpo, tu saresti un milionario, avendo tutto nella vita, ma chissà se tu saresti quel che sei. Io non credo, oh mica. Benissimo, benissimo. Grazie. Unico. Yes. Facciamo rientrare nel palco Om. È in compagnia, è accompagnato anche col suo amico Marco. Ci fanno ascoltare un pezzo? Bello, perché è veramente bello, senza togliere niente agli altri. Om e Marco, eccoli qua. Applauso, applauso, applauso. Lascia sempre a te il coltello per il manico, no? Perché
giustamente adesso sta tagliando la torta e ci propini adesso. Buonasera. Il brano si chiama Il mio percorso. È la prima canzone di un piccolo album che è ancora in fase di progettazione, che sta producendo Omar e che io canterò. Questa è Il mio percorso, una parte, un pezzo di storia della mia vita raccontata. Grazie. È la sua prima volta, quindi un grande applauso, direi. E credo che vi siete accorti anche voi, magari anche quelli un po' più grandicelli, no? Non quelli biondi come me. L'umiltà e la bellezza di voi, ragazzi. E così deve essere per sempre, eh? Ok, bravi.
fatto. Voglio ora chiamare il gruppo che è venuto da Desenzano, sì, che giustamente ha fatto un viaggio non indifferente come il ragazzo da Arezzo e altri, che ci propone un pezzo nuovo, mi sembra inedito anche. Il pezzo lo annunci te, o lo facciamo girare così poi lo dici in ultima? Perché non facciamo una cosa differente? Invece di dirlo all'inizio lo diciamo alla fine. Lo diciamo alla fine? Perché no? Benissimo. A voi.
bravi, bellissimo, trainante. Hai già capito questa canzone qua si chiama, penso sì, capito, si chiama Vieni qua. E anche questo è tratto dal nostro album, e ascoltateci su Spotify, Amazon, iTunes, ovunque vogliate. Trenema, grazie a tutti. Oh, grazie a voi. Adesso non scendete dal palco, perché io vorrei ringraziare il pubblico per primo, no? Che è stato qui con noi. Vorrei qui sul palcoscenico, sul tappeto verde, vorrei che tutti i ragazzi qua che sono stati qui con noi questa sera salgano nel palcoscenico, nella pedana qui. Allora, ragazzi, su dai. E allora li chiamiamo in ordine. Davide, sì. Baldi Sari in alto. Baldi, ci passa, facciamo la passerella allo Costanzo Show. Che devo fare? Ci raggiunge poi sul palco anche Daniele Parati di Arezzo. Quindi Daniele, un applauso anche per lui, dai, lo facciamo caldo. Daniele. Poi abbiamo in ordine di apparizione i Beer di Cittadella, eccoli qua, un applauso anche per loro. La seconda band che abbiamo appena finito di ascoltare, abbiamo ancora dei timpani, il suono di Trenema. Poi in ordine di apparizione abbiamo Omar e Marco, venite anche voi sul palco a ricevere gli applausi di questo calorosissimo e numerosissimo pubblico. È salito, eccolo lì, sì. Eccolo qui, è lui o non è lui? Signori, Marino Rossi, il grande presentatore di questa serata. Figuriamoci, dai. E poi abbiamo ultimo, ma non per ultimo, il nostro ultimo. Un grande applauso, dai. Vogliamo, scusa, come hai detto, Luciano è il service, no, della serata. Sì, Luciano Battistello, poi potete trovare a Breganze. Hai anche l'assessore. Sì, sicuramente vogliamo ringraziare ancora una volta coloro che ci hanno permesso di essere qui in vostra e nostra compagnia, ovvero il comune di Malo, in particolare l'assessorato alla cultura, poi anche la Prolocco di Malo, che organizza insieme alla biblioteca di Malo, con questa bellissima rassegna per voci in villa. È davvero tutto. Linate Marino per la conclusione finale. Una buona notte, un buon arrivederci e io direi una buona musica a questi musicanti del futuro, eccoli qua, complimenti ragazzi, un applauso per loro, veramente. Grande Marino, grazie, arrivederci a tutti quanti. Io direi di fare un applauso davvero, signori e signori, la musica che dal mondo unisce, un applauso a loro e alla loro musica. Ringraziamo anche Joy TV Media Group, che come avete sentito prima farà anche uno speciale televisivo che andrà in onda dopo il 5 agosto, vi diremo tramite l'amministrazione comunale dove. Da Alessandro Carraro, voci in villa, è davvero tutto, arrivederci alla prossima e buonanotte, ciao! Questo programma è presentato da